Buon Ciao Serena, siamo a Marina di Chieuti, siamo vicinissimi a Termoli, in questa spiaggia, qua dietro di me c'è il mare, il tramonto, insomma una situazione molto romantica, ma ti presento il collezionista di messaggi nelle bottiglie, Roberto. Buonasera. Roberto è un collezionista, ha trovato quanti messaggi nelle bottiglie? Abbiamo trovato più di 820 messaggi. Un numero incredibile, in quanti anni? L'abbiamo cominciato a camminare sulla spiaggia a cercare questi messaggi dal 2005. E quindi, insomma, ogni volta che lei porta a passeggio il cane, portava... Certo. Così, come nasce la storia? La storia per portare a camminare sulla spiaggia, avevo comprato un cane un po' particolare, un pastore del Caucaso, e mi avevano detto, per non farlo diventare aggressivo, lo faccia camminare sulla spiaggia. E quindi, insomma, poi ha iniziato a trovare i primi messaggi, le prime bottiglie. E ne parliamo un po', vediamole. Sì, qua, guarda, Serena, qua ci sono delle lettere che lui, dei messaggi che lui ha plastificato per proteggerli, no? Dal passare del tempo. Per esempio, questa qua è una lettera a chi? È una lettera che è molto inerente al periodo, è una lettera a Babbo Natale. Caro Babbo Natale, è tardi per scriverti. È scritto da una ragazza che affida i suoi desideri, dei doni che deve fare Babbo Natale al mare. Poi il mare l'ha portati a lei e poi l'ho trovato io. Però c'è anche un messaggio un po' particolare, sì, tanti messaggi d'amore così, ma c'è anche una lettera a Mattarella. Sì, uno degli ultimi messaggi è una ragazza che scrive alla cortese attenzione del signor Presidente della Repubblica Sergio. Carteggio enorme, guarda, sono cinque fogli e cinque lo mette nella bottiglia nel mare, sa che non arriverà mai. Roberto, bottiglia buttato nella bottiglia che io trovo. Roberto, no, peraltro, insomma, ti salutiamo qua da studio, peraltro avete a che fare con un ex primario di ortopedia, per cui diciamo una persona più che strutturata. Certo. Potrebbe essere questo il titolo del prossimo libro di Aldo Cazzullo, una storia meravigliosa. Aldo Cazzullo ci farebbe ci potrebbe fare un libro sulla tua storia. Roberto, saluto anche Francesco Boccia, Maurizio Gasparri, Partito Democratico, Forza Italia. Dai, leggeteci qualche altra cosa. Ci sono anche questi messaggi d'amore, questo qua per esempio. È uno dei un messaggio più bello d'amore, è un messaggio che ho trovato nel 2011, una ragazza che scrive al suo innamorato, spiaggia, dopo una serata trascorsa parlando delle cose più stupide e importanti del mondo, dopo una nottata facendo l'amore più dolce e bello, quale migliore epilogo del sorgere del sole? Che poesia, poesia! Poesia pura. Ma guarda Roberto, c'è una bottiglia lì, guarda, Serena! Ma guarda! No. Dai, ovviamente, guarda, una bottiglia! Col messaggino dentro! Col messaggio dentro, proviamo ad aprirla! Sì. Ovviamente Serena, cioè, l'abbiamo messa noi, però cioè, è simpatico, è un messaggio vero questo qua. Il messaggio è vero. L'abbiamo scritto noi perché è uno dei messaggi più belli e anche c'ha una morale. L'età non ti protegge dall'amore, ma di sicuro l'amore ti protegge dall'età. Cosa vuol dire? Vuol dire che per mantenere giovani bisogna sempre rimanere innamorati. Vabbè, ma grande Roberto, peraltro so che lui dal 2005 a oggi ha incontrato anche delle persone che ha trovato in questi messaggi nella bottiglia, le ha anche incontrate. Vabbè, sì, sai tutte che fai? Le volte, allora, tutte le volte vai? Tutte le volte che c'è un indirizzo io scrivo, oppure delle volte le ho anche direttamente incontrate. Due ragazzi a Genova che avevano scritto che chi avesse trovato il messaggio gli avrebbero dato una bottiglia di vino. Io sono andato a Genova per la Fiera Nautica e poi ci siamo incontrati e mandato la bottiglia di vino. Magari speravano una bella ragazza, vero? Speravano in una bella ragazza, purtroppo l'abbiamo trovato noi. Va bene, dai, grandi, grazie Roberto. Magari ci vieni a trovare con un po' di queste coppie. Perché niente, grazie a te. Messaggio nella bottiglia è, diciamo così, un topos del romanticismo di tutti i tempi, di tutti i luoghi.